A ogni seduta intervenivano 6-7 entità diverse che si sono manifestate per decenni. Quindi la materializzazione finiva di avvenire nelle mani della persona a cui era destinata. E quindi probabilmente avviene ciò che Einstein ha supposto, cioè la smaterializzazione della materia e rimaterializzazione. Quindi sono conseguenze importanti, non sono sogni così passeggeri, sono esperienze che incidono fortemente. Questa possibilità di contatto sarebbe una dimostrazione che esiste un dopo, quindi non è un discorso piccolo questo. Siamo qui con Paola Giovetti, un'autrice molto famosa perché ha scritto un sacco di libri. Ciao Paola! Tutto Ciao, come stai? Tutto bene, tutto bene? bene, tutto bene. Quanti libri hai scritto quindi alla fin dei conti? Io credo una quarantina, sono una grafomane fondamentalmente, mi piace molto avere sempre un libro per le mani, un libro da scrivere, quindi poi in questi, tutti questi anni, sono 40 anni che mi occupo di queste tematiche, ho incrociato tantissimi argomenti, poi facendo del giornalismo mi sono mossa molto, ho viaggiato, eccetera, per cui ho trovato tanti argomenti che mi hanno interessato, per cui hanno finito per diventare tutti dei libri, quindi direi che siamo sulla quarantina. Puoi spiegare a chi magari è più giovane e non ti conosce, chi è Paola Giovetti? Allora, io sono una mamma, una nonna, sono laureata in lettere, i primi vivo, sono nata a Firenze, vivo a Modena, nei primi anni della mia vita attiva sono stata insegnante, insegnavo tedesco lingua che mi è stata poi utilissima per i lavori che ho poi fatto in seguito, e poi mi interessavo contemporaneamente di fenomenologia paranormale, di misteri, eccetera, di esoterismo, e poi quasi casualmente, e mi piaceva scrivere, questo da sempre, e quasi casualmente ho finito per entrare in maniera attiva in questo campo perché frequentando convegni fui invitata appunto sempre per il tedesco a occuparmi del materiale che veniva dai paesi di lingua tedesca, che era parecchio perché per esempio in Germania c'è una cattedra di parapsicologia, in Austria anche, eccetera. E quindi ho cominciato così, traducendo, facendo piccole cose, poi ti devo dire, secondo me era la mia strada, perché nel momento in cui ci sono entrata è venuto tutto di corsa da solo. Ho cominciato a scrivere per le riviste delle associazioni, queste piccole riviste che vanno ai soci, e poi da lì sono stata invitata, mi ricordo, da Ornella Ripa, che era la vice direttrice di Gente e che leggeva queste riviste, mi telefonò e mi chiese se avrei avuto voglia di riscrivere per Gente le cose che scrivevo per queste riviste, con un linguaggio più popolare, diciamo. E così è cominciato così, poi da articoli che ho, poi passai la Domenica del Corriere insieme a lei e al dottor Terzi. E poi dagli articoli che facevo lì mi telefonò Ludovico Pellegrini, il signor No di Mike Bongiorno, che voleva fare un programma televisivo e trovava nei miei articoli tanto materiale, quindi abbiamo fatto questo negli anni 80, questo programma Mister O, cioè Mistero suddiviso. Lui era molto bravo e abbiamo fatto queste 12 puntate che credo siano servite a rendere abbastanza popolare l'argomento, perché era un programma tenuto anche molto sereno, molto allegro e piaceva molto alla gente, avevamo 7-8 milioni di spettatori tutte le volte. E poi è andata avanti così, sempre appunto in contatto con editori, tutto da solo, tutto uno dopo l'altro, uno dopo l'altro. Quindi ho pensato che forse era quello che dovevo fare. Quindi a un certo punto ho lasciato la scuola perché non riuscivo a fare tutte e due le cose e adesso da molti anni mi dedico praticamente a questo. Come ti dicevo prima, fuori onda, io sono un tuo grande ammiratore e ora te lo dimostro. Questo, secondo me, è uno dei primi libri, se non il primo che hai scritto. Qualcuno è tornato. Sì. Ne ho anche altri di questa edizione qua. Dell'81, se non sbaglio, questo libro. È stato il primo. È stato E quello il primo. lì è stato scritto perché, allora sì, ti ho detto che io sono entrata gradualmente a occuparmi di queste cose, ma l'inizio del mio coinvolgimento con i fenomeni paranormali nacque in seguito a un incidente che io ebbi. Un incidente di sci, stavo sciando, uno mi ha investito da dietro, un signore molto più grosso di me mi ha investito da dietro e mi ha fatto cadere, un suo sci si è staccato e mi è arrivato in testa, mi è arrivato anzi qua esattamente, sull'arcata sopraccigliare qua. E
io ho perso i sensi, ho avuto una leggera commozione cerebrale e poi al pronto soccorso dove mi stavano ricucendo, mi svegliai in quel momento, il medico mi disse che ero stata molto fortunata perché se quello sci con quella violenza mi fosse arrivato un centimetro più a destra, cioè sulla tempia, me ne sarei andata. E allora lì ho cominciato a occuparmi di quello che succede dopo, cioè mi chiesi se fossi morta in quell'occasione, ero giovanissima, non me ne sarei neppure accorta. Io ho capito cosa vuol dire quando dicono morire sul colpo, perché io non ricordo neanche l'incidente assolutamente. Cosa sarebbe successo? Cioè, la mia coscienza si sarebbe estinta, un buco nero, oppure avrei visto ancora qualcosa e sarebbe sopravvissuto qualcosa di me, eccetera, eccetera. E qui cominciai a leggere, ricordo che era stato pubblicato allora da poco il libro del dottor Moody, Raymond Moody, che parla, il primo che parlava di oltre la vita. E allora, approfittando del fatto che appunto facevo del giornalismo, feci un'inchiesta italiana. Fra l'altro ero rimasta colpita dalla positività di queste esperienze, perché non avevo letto solo Moody, avevo letto un'inchiesta tedesca, un'inchiesta americana, un'altra inchiesta americana, eccetera. Erano tutte positive queste esperienze. Dico, non sarà che il ricercatore pubblica solo quello che è bello, mentre lascia le esperienze più grigie, più nere, più spaventose per non spaventare i lettori. E così mi decisi a fare un'inchiesta italiana, da cui è uscito il libro che mi hai fatto vedere. E in effetti ho trovato anch'io tutte esperienze positive, ne ho raccolte alcune centinaia, servendomi appunto anche dei giornali ai quali collaboravo, chiedendo. Ed è stata la mia prima inchiesta, quella alla quale sono molto affezionata e continuo a raccogliere testimonianze via via che mi capitano anche adesso. Ecco. Allora però, 40 anni fa, c'era un pubblico vergine, diciamo così, perché se ne parlava poco. E quindi quando io misi questi appelli su, mi ricordo su Gente, il primo, che era una grandissima diffusione, mi scrisse Gemiti, un appello per lettera, la gente mi scriveva, no? E mi diceva, oh, meno male che qualcuno si prende sul serio perché siamo abituati a parlare di queste cose, nessuno ci crede, ci prende per visionari, adesso non è più così, adesso se ne parla molto di più, anche grazie alle pubblicazioni che sono state fatte e si capisce che si tratta di cose serie, che cosa siano non è stato ancora definito al 100%, però che siano esperienze importanti, vissute, perché incidono molto nella psicologia delle persone, Certo. lasciano delle tracce molto sensibili, molto forti. La gente perde la paura di morire, perché dice no, non c'è la morte, dopo c'è questo posto meraviglioso. E poi cambia anche perché quel tanto di vita che resta ancora da vivere, dicono tutti di volerla vivere in una maniera diversa, cioè più interiorizzata, più attenti alle cose spirituali. Non dico religiose, diciamo spirituali, piuttosto che alle cose materiali, cioè continuano a fare quello che facevano prima, però cambiando un po' il voltaggio interiore, ecco, più attenti agli altri, più attenti all'ambiente, più oblativi, più generosi, insomma, tutte queste cose. Quindi sono conseguenze importanti, non sono sogni così passeggeri, sono esperienze che incidono fortemente. Sì, diciamo si diventa più spirituali e meno materialisti. Quindi Bravo, esattamente, è così. questa tua esperienza poi ti ha portato anche a conoscere tante persone che indagano, ricercano in questo ambito, in questi ambiti. Io per esempio ho qui anche altri tuoi libri, Luoghi di forza proprio, e l'Italia dell'insolito e del mistero. Ne ho qua, vedi, ho qua Sì, alcuni tuoi infatti. libri. Quindi luoghi misteriosi anche. Quindi conosci tante persone, hai conosciuto tante persone nella tua vita, per esempio io so che hai conosciuto anche Gustavo Roll, o sbaglio? Sì, l'ho conosciuto, il mio ultimo libro infatti è dedicato a lui, è uscito l'anno scorso, l'abbiamo presentato appunto l'anno scorso al Salone del Libro di Torino che c'è in questi giorni, sono tornata da 2 giorni da Torino dove abbiamo fatto 2 grandi serate appunto dedicate a Roll, ce ne saranno delle altre. Io ho conosciuto Roll negli anni 80, lui poi è morto nel 94, lui era già un signore sugli 80 anni, ma un signore fantastico, bellissimo uomo, brillante, spiritoso, e l'ho incontrato diverse volte e ho partecipato ai suoi esperimenti. Lui ha con me fatto parecchi esperimenti, ecco. E poi devo dire che ho avuto un'altra fortuna, se no io forse non avrei scritto mai un libro su di lui, perché ne sono stati scritti parecchi e se non l'avessi conosciuto non l'avrei scritto, ma
C'è stato un fattore ulteriore, cioè io 2 anni fa, a partire da 2 anni fa, ho avuto accesso all'archivio della città di Torino, dove appunto 2 o 3 anni fa sono stati consegnati tutti gli scritti di Rol personali, 2000 lettere scritte da lui e ricevute da lui, diari personali scritti a mano di quando era ragazzo e una serie di testi. Questi sono stati consegnati all'archivio della città di Torino che li ha catalogati e ho avuto accesso a questo materiale. Sono stata finora l'unica perché adesso difficilmente accettano le persone perché il materiale è anche molto delicato. Pensa che le lettere di Rol, quelle sue personali scritte a casa, scritte quando lui viveva all'estero, sono su carta velina, ma sono di 100 anni fa perché lui era del 3, quindi queste cose le scriveva negli anni 20, quindi sono passati 100 anni. Quindi è materiale delicatissimo, quindi bisogna guardarlo proprio con grande rispetto. E quindi lì ho trovato tante notizie su Rol, delle sue frequentazioni, i suoi sentimenti, il suo modo di vivere, le sue crisi, quando lui si rese conto dei suoi poteri, insomma, è tutto raccontato in queste lettere, in questi diari. Queste cose vanno conosciute, quindi ho fatto il libro, è l'ultimo che ho fatto. C'è non so, un aneddoto breve che tu puoi raccontarci, cioè qualcosa che ti è rimasto nella memoria e che ti ha particolarmente stupito, perché lui faceva delle cose incredibili. Sì, ne potrei raccontare parecchie di queste cose. Ti racconterò. Posso raccontarti l'ultimo incontro che ho avuto con lui. L'ultimo incontro lo ebbi perché lui mi telefonò, ci eravamo già incontrati varie volte, evidentemente aveva fiducia, sapeva quello che facevo, e mi telefonò dicendomi di andare, quando fossi andata a Torino, di andare a trovarlo perché lui voleva che io lo vendicassi di Piero Angela. Allora, Piero Angela era stato da Rol. È una cosa anche molto curiosa questa, lui è anche scherzoso, quindi è buffa sta cosa. Comunque Piero Angela era andato da lui, lui gli aveva fatto vedere un sacco di fenomeni, letture in libri chiusi, di tutto e di più, e poi Angela, quando scrisse il suo libro, parlò di Rol in termini molto dubitativi, senza, in maniera corretta, ma insomma esprimendo parecchi dubbi. Pensa te che un esperimento che fece con Angela fu questo. Questo me l'ha raccontato un giornalista, collega, che era presente quella sera. Angela va da Rol e gli dice: è vero che lei può fare letture in libri chiusi? E Rol dice: sì, è vero, lo faccio. Dice: guardi, qui c'è la mia biblioteca, se vuole prenda un libro, apra una pagina e io leggo, dico quello che lei sta guardando, sta leggendo a bassa voce. E Angela dice: no, no, facciamo di meglio, io adesso prendo, alzo il telefono e chiamo un mio amico a Los Angeles, gli dico di prendere lui un libro nella sua biblioteca e poi facciamo questo esperimento. E questo fu fatto. Lui chiama l'amico, lo fa saltare dal letto, gli dice: prendo un libro qualunque, apri una pagina, leggi, non a voce alta naturalmente, soltanto leggendo con gli occhi, e Rol via via diceva: stai leggendo, questo e quell'altro, era un amico italiano che era là. Quindi è un esperimento, diciamo, che non si presta a dubbi una cosa di questo genere. Morale. Comunque si vede che Rol aveva avuto qualche sospetto sull'impostazione di Piero Angela, perché quando Piero Angela poi lo salutò e se ne andò, Piero Angela disse a questo collega giornalista: diciamo, guarda, non so poi cosa sarà successo a questo signore perché io gli ho impresso il mio nome su tutti i suoi documenti, carta d'identità, libretto degli assegni, visa, eccetera, eccetera. E lui dice: io questo l'ho pubblicato sulla stampa, io ero un giornalista della stampa, Angela non ha mai smentito, quindi evidentemente è un fatto vero. Comunque c'era questa ruggine con Angela e lui, quando mi aveva conosciuto, sapeva che scrivevo allora per la Domenica del Corriere, mi disse: vieni che mi devi vendicare. Allora, infatti, io vado a Torino, lui mi invita a cena, andiamo a cena fuori, io, lui e un'amica comune. Dopo cena dice all'amica comune di andarsene a casa, dice: io vado su casa mia con Paola e le racconto. Allora, mettiamo lì, io tiro fuori da brava giornalista il mio registratore e lui dice: no, no, io non mi dà fastidio, il registratore non lo voglio. Allora io prendo, metto via il registratore, prendo un block notice, mi dà fastidio anche il block notice, stai attenta soltanto. Allora io mi appresto a ricordare ogni parola e lui comincia a raccontarmi delle cose, come aveva cominciato, eccetera. Poi, mentre lui parla, io vedo su una poltroncina, lui aveva una magnifica casa di oggetti mobili impero, lui era un grande ammiratore di Napoleone, vedo su una poltroncina
del 700, un oggetto, una sfera di cristallo grande così, enorme, antica, antichissima, marmorizzata. Allora sono incuriosita e dico: ma dottor Roy, che cos'è questo oggetto? E lui mi dice: è una sfera divinatoria, me l'hanno portata delle signorine di Torino che non hanno eredi, l'hanno portata a me perché la custodisca, perché vogliono che si conservi. E poi vedo che cambia espressione, che lui faceva così, sempre in piena luce, senza trace, eccetera. Cambia espressione e dice: andiamo a vedere che cosa serve questo oggetto, faccelo dire alla Trecani. Poi mi mette in mano due mazzi di carte, lui usava sempre le carte sono precise, non si sbaglia, quando esce un numero è quello. Mi dice di mescolarli e ci mettiamo d'accordo che io alzando le carte avrei trovato il volume della Trecani, la pagina, la riga, il numero delle parole che avrebbero indicato lo scopo di quell'oggetto. Quindi io come secondo un codice che ci mettevo d'accordo per fare. Quindi mi esce il volume 14, la pagina 300 e qualcosa, che adesso non ricordo, ma comunque è scritto nel libro, prima riga, quattro parole. E io mi alzo e dico: adesso vado a prendere la Trecani. No, no, dice... Lo sapremo anche prima. Prende la sua matita, chiude gli occhi un attimo, occhi chiusi, come così, con la scrittura automatica, scrive: a contemplare la vita. Dice: adesso possiamo andare. Prendo la Trecani, volume 14, pagina 300, nella prima riga ci sono le quattro parole: a contemplare la vita, che in effetti spiegano abbastanza bene che cosa può servire una sfera divinatoria. Infatti. Ecco, questo mi fece... Non ti nascondo un certo effetto, ma tutto fatto, guarda, ben lontani dall'atmosfera delle sedute Sì, medianiche, in sì. luce come siamo noi, allegramente, come un gioco, fantastico era, con una levità, una leggerezza. Anche perché lui diceva di aver scoperto questo segreto tremendo del colore verde, il calore e la quinta musicale, che poi non si è mai capito cosa volesse dire esattamente, ma forse è meglio così, perché se tutti facessero quello che faceva Rolle, magari questo potere potrebbe anche essere Questa utilizzato per cose negative. fu una crisi che lui ebbe quando era molto giovane, aveva 23-24 anni, ebbe questa crisi, io credo che abbia corrisposto a una sorta di illuminazione, perché in quel periodo lui lavorava molto con se stesso, cercava con i mazzi di carte di indovinare che seme ti trattava, che numero di carte, eccetera, che faceva molti esercizi di questo tipo, e poi era stato come un po' iniziato da un certo polacco che lui aveva conosciuto a Marsiglia, dove era per lavorare per la banca, e quindi a un certo punto lui ha avuto una sorta di illuminazione, per esprimerci in termini orientali, si potrebbe dire come risveglio della Kundalini, qualcosa di questo tipo, che è una crisi fortissima, perché questo corrisponde anche disagio fisico pesante. Io ho letto le descrizioni degli orientali quando avviene questo fenomeno, proprio stanno male anche fisicamente. È il risveglio di questa energia, che Kundalini vuol dire serpente, che sta alla base della colonna vertebrale, risalendo, ridestra tutti i chakra, e per gli orientali è l'acquisizione, oltre che di un grande risveglio spirituale, l'acquisizione delle siddhi, cioè dei poteri. E Rolle, infatti, da allora ha cominciato in lui a risvegliarsi tutti i poteri, quello che dopo lui ha fatto: le pitture dirette, letture in libri chiusi, viaggi nel tempo, la bilocazione, le precognizioni, tutte queste cose qua che lui ha fatto, la diagnostica, lui diagnosticava le malattie e guariva anche in certe occasioni, quindi si è svegliato tutto. Quindi lui dice questa tremenda legge. Poi lui, il potere, lui dice: il potere mi fa paura, scrisse, dice appunto in questo caso, perché si accorse che poteva fare tutte queste cose e le collegava appunto a quello che tu dicevi tu, al colore verde che lui aveva visto in un arcobaleno. Lui si era reso conto che il verde era quello che al centro, che collegava gli altri colori, però così era una cosa per lui. E la quinta musicale, cioè il suono che viene da Do, Sol, e il calore. Allora, abbinando queste cose qua, lui raggiungeva questo stato di illuminazione, quando lo desiderava, raggiungeva questo stato di illuminazione, ma valeva solo per lui, Certo. chiaramente. Non che ci abbiano provato in parecchi a guardare il verde e a sentire il suono della quinta musicale, non è successo niente a nessuno, ma era un suo modo, un suo simbolismo, ecco, sì. Probabilmente il segreto sta nelle frequenze, perché poi anche il colore, la musica, no? È tutta una questione di onde sonore, frequenze, ritmo, come diceva anche Pietro Ubaldi, tra l'altro. Esatto.
il numero 5, aveva anche il numero 5, che anche quello era per lui un elemento importante. Pensa che a casa, quando si andava da lui, non c'era scritto nel campanello, giuro, c'è scritto 5. Il 5 come il verde, che è al centro dei colori, il 5 è al centro dei numeri di base fra l'1 e il 9. E quando era più giovane, mi hanno detto, io questo non l'ho mai sentito, agli inizi della sua attività, quando avveniva il fenomeno, tra quelli di cui abbiamo parlato, lui gridava in francese: Je suis le numéro 5, io sono il numero 5. E quando gridava questo a voce alta, il fenomeno avveniva, che poi veniva sempre in un attimo, è una cosa velocissima. E poi io non l'ho mai più non l'ho sentito fare questo, l'ho sempre sentito, l'ho letto e sentito raccontare. Si vede che all'epoca, quando era agli inizi, gli serviva anche questo scarico verbale, ecco, diciamo così, personaggio unico. Sì, Gustavo Roll è un personaggio unico, però tu hai conosciuto tantissime persone, tantissimi personaggi comunque interessanti, immagino, nella tua vita. C'è qualcun altro? Ora faccio scegliere a te. Scegli un altro personaggio che ti ha lasciato qualcosa? Cioè, qualcuno che veramente tu l'hai visto operare, l'hai visto fare qualche prodigio pazzesco e che ti è rimasto proprio nella memoria, che ancora oggi ti chiedi, ma come ha fatto? Come ha fatto? Sì, no, io ti potrei dire senz'altro Roberto Setti del Cerchio Firenze 77, col quale siamo stati anche ottimi amici, e lui era un medium che andava in trance, proprio la classica medianità ottocentesca, col buio nella sala, il medium in trance, uomo di una bontà, di una gentilezza personale, perché lui è un bellissimo uomo. Molto modesto, lui non volle mai che si dicesse il suo nome, che si è saputo solo dopo la sua morte precoce. Lui è morto a 54 anni, e lui produceva ad ogni seduta queste materializzazioni di oggetti preziosi, e materializzazioni che si potevano vedere perché nel buio, nel momento in cui interveniva quella che veniva chiamata l'entità fisica, cioè un'entità che precedeva i fenomeni fisici, le sue mani nel buio, lui le metteva in avanti, così diventavano luminose, di un azzurro strano, come trasparenti. C'era una sorta di nubecola che si alzava, e quindi luminosa questa nubecola, per cui le mani le vedevi a un certo punto. E dentro queste mani, dal nulla, come aria materializzata, cominciava a formarsi un oggetto. Lui più volte, sapendo poi che io ne scrivevo, poi aveva anche fiducia, eccetera, mi ha chiamato vicino e mi ha detto: Paola, prendi l'oggetto e vedi il livello di materializzazione. E all'inizio sembrava cera questa cosa, non si capiva neanche bene, comunque era una cosa già che potevi toccare e valutare. Poi gliela rimettevo tra le mani, restava ancora un po' nelle sue mani, tipo 30 secondi, poi me lo ridava 3 o 4 volte questo passaggio. Ogni volta era sempre più solido. Prima sembrava cera, poi sembrava plastica, e poi alla fine era un metallo. E veniva sempre dato a qualcuno dei presenti, per il quale aveva un significato. La prima volta che andai, lui diede a me questo oggetto, mi chiamò. Io era la prima volta che andavo, quindi ero anche molto, non dico intimidita, ma insomma non sapevo cosa sarebbe successo, quindi mi stupì anche di essere chiamata: Paola, vieni. E mi mise in mano questo oggetto che si era formato nelle sue mani e mi disse di tenerlo chiuso, di non guardarlo subito, anche perché tra l'altro c'era buio, di avrei guardato alla fine, e di non aprire le mani. Allora questo oggetto nelle mie mani si muoveva ancora, perché la materializzazione finiva di avvenire nelle mani della persona a cui era destinata, ed emanava luce. Io tra le dita si vedeva, nelle mie mani al buio, si vedeva la luce che scaturiva dalle dita. Alla fine della seduta, quando abbiamo acceso la luce, ho aperto, ho visto che era un bello oggetto, un medaglione, un reliquiario di filigrana d'argento. Se vuoi te lo faccio vedere. Sì, perché no? Eccolo qua. Bello, bello, sì. Si vede bene? Sì, si vede, si vede. È molto bello. Sì, è grande. E dietro c'è il sigillo di Ceralacca del Vescovo. Perché qua all'interno, non so se si veda, c'è un pezzettino di stoffa azzurra e c'è scritto: Ex velo Virginis Marie, dal velo della Vergine Maria. Ed è certificato dal sigillo del Vescovo, un oggetto del Settecento, mi hanno detto. A te è arrivato nelle tue mani così com'è? Così com'è, si muoveva ancora, Sì, sai, quando me lo mise ma tra le proprio con mani, la cera lacca sensazione. anche, con il sigillo. Quando ho aperto le mani era perfetto.
perfetto come te l'ho fatto vedere. Si è finito di formarsi in mano a me. Io chiesi quella volta, chiesi all'entità, ma come fate? Dove li trovate tutti questi oggetti? Perché quando andai io, lui era medio già da 30 anni, fa conto, quindi faceva privatamente con amici, sempre sempre in piccoli gruppi faceva queste cose. E ogni volta c'era un oggetto che veniva anche prezioso, sempre non erano mai banali. Quindi dico, ma dove li prendete tutti questi oggetti? E la risposta fu: sono oggetti perduti o dimenticati, non diamo danno a nessuno. Me la ricorderò sempre questa cosa. E quindi probabilmente avviene ciò che Einstein ha supposto, cioè la smaterializzazione della materia e rimaterializzazione. Evidentemente riuscivano a farlo, ecco. Interessante, interessante. È una cosa comunque sorprendente, cioè vederla dal vivo e fa sempre ovviamente un certo effetto, anche se comunque sappiamo, no, poi che queste cose avvengono, gli apporti, tutto quello che c'è dietro, comunque. Però, sai, vederla di persona deve essere stata un'emozione molto forte e anche interessante. Hai vissuto anche altre esperienze di questo tipo? Sì, con Roberto Setti diverse volte, e questo tipo, poi c'erano le voci, a ogni seduta intervenivano 6-7 entità diverse che si sono manifestate per decenni mantenendo la loro voce, mantenendo il loro modo di esprimersi, entità, una donna, un uomo, un ragazzo, un vecchio, un giovane, eccetera. Ma sempre tramite, comunque sia, il medium, giusto? Tramite il medium che andava in trance e cambiava voce completamente, cambiava voce completamente. Ci sono tanti libri con i messaggi canalizzati dal medium, che ti ripeto, era una persona speciale, proprio veramente un uomo gentile, buono, ironico, modesto, umile, veramente un uomo, peccato che sia andato via così presto, veramente. Poi un altro grandissimo medium col quale ho avuto ottimi contatti è stato Demofilo Fidani di Roma. Lui aveva una fenomenologia ottocentesca proprio, cose che non si trovano più adesso, cioè aveva fenomeni di levitazione, la scrittura diretta, la voce diretta, fenomeni grandissimi anche lui. È stato anche lui un importantissimo medium a effetti fisici. Oggi, io che io sappia, non ce n'è. Probabilmente avranno pensato dall'altra parte che ci hanno fatto vedere sufficienti cose che adesso andiamo avanti per conto nostro, penso. Beh, in effetti comunque i contatti con gli spiriti o comunque queste entità si hanno da almeno la metà dell'Ottocento, queste sedute spiritiche, perché poi vabbè, i contatti, cioè le apparizioni comunque ce ne sono sempre state anche nel passato, però appunto proprio fare sedute spiritiche è un qualcosa che è diventato quasi direi di moda proprio nell'Ottocento, no? C'erano questi salotti in cui si sperimentava, Di sì. moda, assolutamente sì, era di moda, lo facevano in tutte le case, sì. Sì, infatti. E noi lo sappiamo bene perché anche tu lo sai, appunto io avendo girato Occultus, che è ispirato proprio alla storia di Eusapia Palladino, di questa celebre medium di quel periodo, fine 800, inizio 900, parlando di Eusapia Palladino mi ricollego al fatto che comunque è stata studiata questa medium da diversi studiosi, tra cui anche Ernesto Bozzano. E qui arriviamo appunto alla biblioteca Bozzano De Boni, di cui tu sei Sono presidente. presidente, ok? Sono presidente. Abbiamo questi due ruoli, il presidente che è quello che fa meno, che dà le direttive generali, infatti io vivo a Modena, alla biblioteca a Bologna, insomma vado spesso, e poi c'è il segretario generale che operativamente fa molto più lui di me, che vive a Bologna, che è l'architetto Gianfranco Cuccoli, molto bravo, che è bravo molto come archivista, come bibliotecario, cioè praticamente lì ci siamo un po' divisi i compiti, nel senso che c'è questa biblioteca con i libri che vengono dal dottor De Boni, di cui sono stata molto amica, prima di lui di Ernesto Bozzano, e poi sono passati a Bologna al nostro amico e collega Ravaldini, che è mancato qualche anno fa. Io sono 30 anni che aiutavo, anche di più, per fare la rivista, poi quando Ravaldini è mancato nel 15 mi ha lasciato tutti i suoi incarichi. E quindi lì abbiamo da gestire la biblioteca, che fa anche conferenze e così via, gestire i libri, ne arrivano sempre di questi libri, eccetera, catalogarli, e la rivista Luce e Ombra. E la rivista la faccio io praticamente, e lui si occupa maggiormente della biblioteca, di questa parte archivistica, ecco, e anche della parte amministrativa, che
che io non voglio fare assolutamente, lui lo fa benissimo, quindi abbiamo, per fortuna siamo in due, tutto volontariato, ma ci compensiamo, ecco, facciamo, ognuno fa le cose che preferisce. E, beh, è un grande onore sia la biblioteca Bolzano De Boni sia comunque la rivista Luce e Ombra, perché è una rivista storica nata appunto all'inizio del Novecento. È nata proprio nel 1900. Ecco. Ed era un punto di riferimento per appunto tutti questi studiosi, questi spiritisti che raccoglievano su di essa, come appunto anche Bozzano, innumerevoli scritti e verbali anche delle sedute che loro svolgevano. Io ho letto parecchia roba appunto che riguarda Luce e Ombra, che riguarda Bozzano. Tra l'altro qui ho anche un libro, è il libro di Ravaldini, che parla proprio di Bozzano. Sì, lui ha scritto la biografia di Bozzano. E io l'ho letta, infatti. L'ho anche studiata, come vedi ci sono anche dei post-it. Molto interessante. Sì, sì. Bozzano è un personaggio che secondo me è sottovalutato, perché secondo me avrebbe dovuto essere molto più conosciuto, perché il suo modo di indagare, il suo modo comunque di affrontare questi argomenti è sicuramente stato sempre oggettivo e serio. Sì, poi teneva la convergenza delle prove, insomma era un indagatore serio. Investigatore, come si deve. Sì, sai perché probabilmente è stato sottovalutato? Perché si è occupato prevalentemente di spiritismo, che, che da qualcuno è tenuto in non cale, diciamo così. Ma non solo di spiritismo, si è occupato anche dei fenomeni telepatici, si è occupato di NDE, non le chiamavano così allora, ma si è occupato delle visioni a letto di morte, così le chiamavano, si è occupato dei popoli primitivi, di musica trascendentale, si è occupato di tante cose, però il suo interesse fondamentale erano le sedute medianiche, i medium, d'altra parte era l'epoca era quella, e andavano studiati questi personaggi, e sono stati studiati non soltanto da Bozzano, ma un po' in tutta Europa e anche in America, da grandi studiosi, da premi Nobel e così via, quindi Bozzano era in buona compagnia da questo punto di vista. Però in ragione andrebbe conosciuto meglio, credo che venga rivalutato, viene rivalutato. Che gli studi accurati che ha fatto lui, ha scritto un centinaio di libri, lui riceveva i protocolli di tutte le sedute che avvenivano, conosceva l'inglese, conosceva il francese, che venivano dall'Inghilterra, dalla Francia, poi all'epoca tutti parlavano in francese, dalla Russia, da tutte le parti, e lui confrontava, analizzava, metteva insieme, è stato uno studioso veramente attento. Sono curioso, tu come sei arrivata a diventare presidente di questa biblioteca? Perché, vabbè, immagino per fama, dopo tutti i libri che hai scritto. No, non per i libri, per il lavoro che ho fatto lì da sempre, perché, guarda, è dagli anni Ottanta che sono stata reclutata, chiamiamo così, dal dottor De Boni, che allora era il direttore, presidente, faceva tutto lui, aveva tutto a Verona, lui era un medico, aveva tutto a Verona, e noi ci eravamo conosciuti insieme a Ravaldini, e lui ci aveva sempre chiesto di dargli una mano, perché faceva tutto da solo. E quindi da allora io ho sempre fatto, sempre a titolo di volontariato, un sacco di articoli per la rivista, e poi quando De Boni è morto, che abbiamo portato tutto a Bologna, abbiamo messo insieme questa biblioteca, che adesso abbiamo una bella sede, che è un lascito, già sono più di 20 anni che l'abbiamo, è un lascito, quindi una sede ampia in centro a Bologna, e quindi ho fatto tutto questo lavoro insieme a Ravaldini, il capo era lui, però io l'ho aiutato tanto, quindi lui aveva bisogno che io lo aiutassi, eccetera. Quando lui è mancato, è stato lui a dare queste indicazioni, insomma, che praticamente il direttore della rivista, lui disse, guarda, lo puoi fare solo tu questo lavoro, tra le persone che avevi intorno, perché bisogna anche trovare gente disposta a lavorare gratis, in questi casi qua, tu mi insegni che è così, yeah. E anche che abbia delle conoscenze. Io nel fare la rivista mi avvalgo molto della mia quarantennale esperienza in questo campo, cioè conosco tanta gente, tanti mi mandano anche spontaneamente gli articoli, oppure qualcuno lo chiedo, conosco tanta casistica, quindi la faccio da sola, sono 100 pagine ogni volta, però mi avvalgo di tutte le mie conoscenze di questi anni, per cui lui lo sapeva, insomma, io avevo anche più conoscenze di lui, ecco, avendo fatto questo lavoro di giornalismo, andando anche all'estero tante volte, eccetera. E poi c'era per fortuna l'architetto Cuccoli, che ha tutte queste qualità,
che io non ho e che lui mette a disposizione, lui è in pensione adesso, quindi le mette a disposizione della biblioteca, che è l'unica in Italia dedicata solo alla ricerca psichica. E in Europa è la seconda per importanza, dopo la biblioteca della facoltà di parapsicologia di Friburgo in Germania. Però lì hanno dei mezzi, hanno i mezzi dell'università, la segretaria pagata dall'università e così via, mentre noi non abbiamo niente. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha riconosciuto il patrimonio librario di questa biblioteca di straordinario interesse culturale, però è l'unica cosa che ci ha dato, quindi non abbiamo sovvenzioni, non abbiamo niente, quindi dobbiamo provvedere anche al mantenimento della biblioteca, perché l'appartamento è nostro, è della fondazione, è una fondazione, però poi è un appartamento da mantenere, la luce, Certo, l'acqua, il certo. riscaldamento, le pulizie, tutte queste cose qua, e poi gestire i libri, fare rilegare, perché ce ne arrivano, ce ne lasciano, anche abbiamo dei lasciti di libri, quindi c'è un lavoro abbastanza intenso, per cui abbiamo riviste antiche in tutte le lingue, lastre fotografiche, abbiamo un sacco di roba lì dentro. La biblioteca ha dato materiale a vari studenti per scrivere tesi di laurea, ne abbiamo uno scaffale, un asse, come si dice, di tesi di laurea. E facciamo conferenze, organizziamo conferenze, ora siamo stati fermi come tutti per il Covid, adesso abbiamo ripreso, quindi c'è un'attività abbastanza intensa. Quindi chi volesse visitarla può farlo liberamente, ci sono degli orari, dei giorni? Comunque bisogna prendere appuntamento in particolare con Cuccoli per andare a visitare la biblioteca. Sì. E poi adesso su Luce e Ombra riprendiamo dal prossimo numero a mettere il calendario delle conferenze, quindi che corrisponde anche a un calendario di apertura. Il prossimo numero della rivista, appunto, metteremo le conferenze a partire da ottobre, 3 mesi per 3 mesi, che quest'anno abbiamo ripreso così, in maniera abbastanza frammentaria, però da ottobre vogliamo ricominciare, adesso che ci hanno dichiarato liberi dal Covid, adesso vogliamo cominciare, abbiamo una bella sala che tiene una cinquantina di persone e quindi facciamo queste conferenze, a volte anche dei mini convegni monotematici, abbiamo tante cose da fare, insomma. Bene, bene, dai. Se qualcuno volesse avvicinarsi a queste tematiche, che consiglio potresti dare? Potrei dare il consiglio, come ho fatto anch'io, di cominciare a leggere tanto, cominciare a leggere perché c'è anche una buona letteratura su questi temi, quindi leggere, la nostra non è per fare pubblicità alla rivista, sono un po' anche per fare pubblicità alla rivista, però questa rivista tutti ogni 3 mesi porta una bella quantità di articoli su queste tematiche, insomma, legate oggi non più tanto allo spiritismo perché non è più il tema di base come è stato per molti anni. Io personalmente ho allargato abbastanza le tematiche e portiamo anche curiosità storiche, sempre un po' legate a questi temi, però storiche, letterarie, però sempre con un'attenzione particolare alle tematiche. Faccio un esempio, nel prossimo numero ci sarà un mio lungo articolo su Lord Byron, che è stato un personaggio curiosissimo, però è legato a fenomeni paranormali che lui ha vissuto, previsioni, eccetera, eccetera. Quindi Goethe, per esempio, un altro di cui parliamo spesso, io me ne sono occupata molto, addirittura lui, siamo fra 700 e 800, lui parlava di reincarnazione già allora, era un soggetto molto telepatico, aveva visione, insomma, era un sensitivo molto preciso come anche Jung, per esempio. Cioè analizzare anche questi personaggi importanti nel loro campo e altre cose che però hanno avuto tanti agganci con il mondo del paranormale. Hanno rispettato e se ne sono occupati. E Quindi chi nel volesse passato. comprare questa rivista, dove può trovarla? Perché non penso si trovi in edicola, perché io non l'ho mai trovata in edicola, purtroppo. Va per abbonamento, ma chi è interessato può guardare su internet o Biblioteca Bolzano De Bonio o Luce e Ombra e trova tutte le indicazioni Perfetto. per aderire, per chiedere informazioni, eccetera, eccetera. Ecco. In pratica sono l'adesione di base, poi se ci sono dei benefattori sempre graditi, comunque l'adesione di base è di 40 euro l'anno con cui si ricevono i 4 numeri della rivista, che sono in pratica 4 libri di 100 pagine, e poi uno ha la soddisfazione morale di contribuire a mantenere in piedi questa biblioteca, che è un po' una bandiera, ecco, per noi, perché se dovessimo non avere più fondi per andare avanti, i
fondi servono per mantenere l'appartamento, per editare la rivista, spedirla, eccetera, eccetera. Poi c'è sempre in un appartamento, come tu sai, ci sono sempre a volte dei problemi, si rompe qui, si rompe là, le pulizie, quella su e giù, e dovremmo rinunciare, insomma, e quindi ci teniamo molto a mantenerla invece, No, tenerla in speriamo che piedi. si porti avanti più a lungo possibile, insomma, perché è un patrimonio appunto dell'umanità. Sì. Sì, ma poi esiste dal 1900, insomma Infatti. sarebbe peccato. Infatti, per Quindi non quello. solo che aderiscano, ma anche che collaborano. Cioè, persone che avessero voglia di collaborare, chi sta magari a Bologna o vicino, e venire in biblioteca, dare una mano perché dobbiamo ricatalogare tutti i libri con un sistema più moderno, quello delle biblioteche, lo stiamo facendo, l'abbiamo già fatto per un bel po', ma ce n'è per esempio ancora da fare. E via via che arrivano libri, inserirli, insomma, c'è tanto lavoro. Secondo te, perché oggigiorno la gente non sperimenta più come faceva alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, quando c'era proprio la moda, no, dello spiritismo, ma perché oggi come oggi si è persa un po' questa pratica, insomma, di fare queste sedute spiritiche, ma a livello scientifico, sperimentale? Perché non ci sono i medium? Al momento questo tipo di medianità, così a effetti fisici, quella che fa tanto effetto, non c'è. C'è un altro tipo di medianità che si manifesta con le canalizzazioni, arrivano messaggi, sono però più difficili da valutare perché gli studiosi queste canalizzazioni le chiamano canali montanti dell'inconscio, cioè potrebbero essere elucubrazioni inconsce, in buona fede, e non necessariamente provenire da un'altra dimensione. Quando hai a che fare con dei grandi fenomeni fisici inspiegabili in termini umani, chiaramente il problema diventa più facile da risolvere, diciamo, allora non è, cioè il problema diventa diverso, ecco. Però al giorno d'oggi questo tipo di medianità, che io sappia, non c'è. È cambiato tutto, forse abbiamo bisogno di una medianità adesso più di tipo spirituale, più che fisica. Forse loro, diciamo, se ci sono, come io credo, hanno deciso che ce ne hanno fatti vedere abbastanza di fenomeni. Dovremmo essere contenti di questi e ascoltare più l'insegnamento, ecco. E meditare anche sull'insegnamento che è già arrivato, riflettere su questo. Però in effetti adesso io credo che se ci fossero dei fenomeni, dei medium effetti fisici come ci sono stati fino all'inizio di questo secolo, sarebbero ben accetti da tutti. Però io al momento non, che io sappia, non ce n'è. Bene, però è anche bello il tuo messaggio di prima, quello che ci hai detto prima, ovvero che questi spiriti, queste entità potrebbero benissimo essere che invece appunto in questo periodo della nostra esistenza vogliono invece farci un po' rielaborare quello che abbiamo immagazzinato, quello che abbiamo archiviato, visto in questi ultimi 100 anni, in modo appunto Bravo. da soffermarci un attimino Da sul riflettere. concetto, sul concetto principale che poi è l'amore, no? Sì, certamente. Sì, questa possibilità di contatto sarebbe una dimostrazione che esiste un dopo, quindi non è un discorso piccolo questo. Se noi possiamo comunicare con entità che ci dicono cose o fanno cose che noi non siamo in grado di fare, per esempio, e ci danno insegnamenti che fra l'altro concordano, pur venendo da fonti molto diverse, da medium di varie nazionalità, persone come Eusapio Paladino, completamente ignoranti, che quindi non ti aspetteresti mai che uscissero certe cose. Sì, è così, anche secondo me, anche secondo me. E adesso di riflettere un po' su quello che è stato, quello che, perché di cose su cui meditare ne abbiamo tante. Io mi sono occupata di tanti libri, anche facendone le traduzioni, per esempio gli insegnamenti di Swedenborg. È vissuto nel 600, che è stato un scienziato veggente, un grande scienziato, che a un certo punto sui 55-56 anni rivelò doti di veggenza, poi per 30 anni ha avuto questo commercio col mondo degli spiriti. E Jacob Lorber, Swedenborg era svedese, e Lorber era austriaco. Abbiamo tanto materiale. Abbiamo tanto materiale su cui riflettere. Poi tu hai citato Ubaldi, tra i nostri, la Blavatsky, ce ne abbiamo di personaggi che se vogliamo rifletterci sopra, abbiamo pane per i nostri denti, avremmo pane per i nostri denti.
Speriamo che sempre più persone inizino comunque ad avvicinarsi a queste tematiche e a leggere, come tu stessa dicevi prima, leggere è importante perché appunto se no altrimenti tutto quello che è stato fatto e detto nel passato poi rimane lì. Invece è importante proprio Niente. continuare. Poi ci sono i congressi, anche ci sono i Certo. congressi, io ne organizzo tanti dei congressi. Per esempio adesso facciamo a fine settembre, facciamo il congresso alla Cattolica, lo facciamo, questa è la 36esima edizione, questa che sarà l'ultimo weekend di settembre, ed è promosso, io faccio il coordinamento, è promosso dalle Edizioni Mediterranee. Se qualcuno è interessato può andare sul sito delle Edizioni Mediterranee e trova tutto il programma di questo congresso di Cattolica. E ci sono, abbiamo anche, ecco, lì abbiamo un medium molto interessante che viene dal Brasile, un pittore medianico. E i brasiliani hanno questa caratteristica che in trance dipingono con le mani, e in 3 minuti, 3-4 minuti fanno un quadro e fanno quadri nello stile di grandi artisti del passato, di grandi pittori del passato. È una cosa molto interessante vederli lavorare semibuio, in trance, semi-trans perché stanno in piedi con questi colori che se li mettono direttamente sulle mani, strizzano il tubo sulle mani, poi cia, 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 con le mani con il quadro, in pochi minuti ti fanno questi quadri che non sono copie di questi, ma sono nello stile di. E loro dicono che lui e altri che abbiamo avuto in Italia, che questi artisti del passato infilano le loro mani come un guanto, diciamo, e li fanno lavorare, li fanno in modo per dimostrare che sono ancora vivi e operativi, possono operare, continuando a dare queste. E abbiamo Florenzio Anton, si chiama, giovanottone, alto 1,90 m, che è psicologo, e lui è medium, in Brasile ci sono una grande medianità in Brasile, e quando ha le ferie lui viene, sta in Italia qualche giorno e verrà al nostro convegno a fare una seance con i quadri, dipingere i quadri. Quindi questa è un'occasione per vedere un medium al lavoro. Interessante, interessante. Bene, bene. Anzi, grazie per averlo ricordato, così appunto chi è interessato può parteciparvi e chi è interessato appunto a queste tematiche può comprare i tuoi libri, può comprare Luce e Ombra, può abbonarsi alla rivista e quindi sostenere anche il lavoro della tua biblioteca, di cui sei presidente. Esatto. Bene, bene. Allora ti ringrazio Paola per la chiacchierata, molto interessante, e in bocca al lupo per tutte le tue attività attuali e future, allora. Grazie, grazie mille. Bene, Alla grazie. Alla prossima. prossima, grazie. Ciao.